La Divina Commedia, riassunto del Paradiso. Dopo aver osservato il sole, Dante viene catturato dalla bellezza e dal suono delle sfere celesti e insieme a Beatrice volano dal paradiso terrestre verso il primo cielo, quello della luna. Dante dice a Beatrice come sia possibile volare. Beatrice dice a Dante che deve trovare le sue risposte nella provvidenza divina e che la strada che Dante ha scelto di percorrere lo ha liberato dai peccati. E questo ha permesso a Dante di elevarsi in cielo. Cerchiamo di avere un quadro dell'ambientazione di questa parte, che è divisa in tre sezioni: la sezione dei nove cerchi che vanno dal cerchio della luna al cerchio del primo cielo mobile, poi la sezione della candida rosa e la sezione dei nove cerchi angelici che si trovano nell'Empireo, che è il punto più alto del paradiso, dove si trova Dio. Ora Dante e Beatrice si trovano nel primo cielo, superata la sfera del fuoco, il cielo della luna. Nel cielo della luna, Dante cerca di dare alcune spiegazioni, tra le quali quella della natura delle macchie lunari, ma Beatrice smonta le teorie di Dante con un esperimento e afferma il fatto che i comuni mortali non possono dare spiegazioni a certi fenomeni e aggiunge anche motivazioni spirituali in risposta ai dubbi di Dante. Nel cielo della luna Dante incontra Suor Piccarda Donati. Dante dice a Piccarda se per caso le anime di questo primo cielo desiderino salire nei cieli più alti, perché magari trovandosi nel cielo più basso, questo potrebbe creare insoddisfazione in loro. Ma Piccarda risponde a Dante che lei è felice così, perché la prima legge del paradiso è la carità, che rende felici le anime di quello che si ha. E per questo si accontentano felicemente di ciò che hanno. Sempre nel cielo della luna, Dante pone alcune domande a Beatrice. La prima è sui voti. Se una persona fa un voto e non lo può mantenere per violenza subita, i meriti di chi ha fatto il voto non vengono intaccati? E poi, le anime dei morti tornano alle stelle secondo la teoria di Platone? Beatrice dice a Dante che risponderà prima alla seconda domanda di Dante, perché ha un dubbio pericoloso sul piano della fede. Beatrice risponde alla seconda domanda di Dante dicendo a Dante che tutte le anime del paradiso risiedono nello stesso posto, l'Empireo, il punto più alto del paradiso, e si stanno manifestando a Dante nei vari cieli, tra i quali quello della luna, solo per mostrare a Dante il loro grado di beatitudine. Quindi è nell'Empireo che esse risiedono. Beatrice risponde alla prima domanda di Dante ora, dicendo a Dante che se il voto è fatto con volontà assoluta e convinta, questo non si piega mai al male. Se il voto è fatto con volontà relativa, non convinta, il male può prendere il sopravvento, perché nel cuore non si è veramente convinti del voto fatto. Poi Dante chiede a Beatrice se è possibile cambiare un voto, facendo rinunce alternative. Beatrice, sorridendo, dice a Dante che il voto è un atto sacro che non è possibile sostituire e non si può recedere da esso. Dante quasi sviene, ammaliato dal sorriso di Beatrice. Dante e Beatrice giungono nel cielo di Mercurio, che è il cielo degli spiriti mondani. Qui incontrano l'imperatore Giustiniano, che dice a Dante che le anime di Mercurio sono quelle di coloro che in terra agirono bene per ottenere gloria e fama. Poi a Dante vengono una serie di dubbi di natura teologica, tra i quali quello legato all'immortalità delle cose. Se le cose sono immortali, perché muoiono o si corrompono sulla terra? Beatrice dice a Dante che le piante e gli animali sono generati e condizionati da influenze celesti, mentre l'uomo, essendo creato direttamente da Dio, è immortale, prima nell'anima e poi nel corpo, che grazie al giudizio universale si ricongiungerà con l'anima dell'uomo. Nel cielo di Venere ci sono gli spiriti che in vita hanno fatto del bene perché dotati di una forte inclinazione all'amore. Come ad esempio Carlo Martello. Dante domanda a Carlo Martello perché da famiglie buone nascono figli cattivi. Carlo Martello dice a Dante che nella società ognuno è predestinato ad avere un ruolo e inoltre le influenze celesti discendono sulla terra,
senza seguire criteri legati alla generazione carnale. Nel cielo ancora più in alto, quello del sole, Dante incontra gli spiriti sapienti, tra i quali Tommaso d'Aquino, tre a corone di santi danzanti e cantanti, e Dante esprime dubbi sulla natura materialistica di tutti gli uomini attaccati alle ricchezze delle cose materiali, e la Chiesa stessa non è esente dalla presenza di queste persone, ma Tommaso d'Aquino ricorda a Dante che per rendere la Chiesa salda e sicura, Dio dispose la nascita di due principi, Francesco d'Assisi e San Domenico, che hanno rinunciato alle ricchezze materiali per seguire la parola e l'insegnamento del Signore. Giunti nel cielo di Marte, Dante e Beatrice incontrano un trisavolo di Dante, Cacciaguida, che partecipò alla seconda crociata, nella quale trovò la morte. Dante vuole sapere da Cacciaguida qualcosa a proposito della Firenze dei suoi tempi e Cacciaguida descrive una città forte e imbattuta, priva delle divisioni che lacerano i tempi di Dante. Poi, spronato da Beatrice, Dante chiede una spiegazione sul suo futuro e Cacciaguida dice a Dante che Dante sarà esiliato da Firenze. Dante e Beatrice giungono nel cielo di Giove, quello degli spiriti giusti. Dante vede un'aquila composta da anime luminose. L'aquila legge nel pensiero un dubbio di Dante e risponde al poeta dicendo che per volontà di Dio le anime giuste che non conoscono la religione cristiana saranno escluse dalla salvezza, come dichiarato dalle sacre scritture. Poi l'aquila dice a Dante che nel giorno del giudizio molti che a parole si dichiarano cristiani, ma che nei fatti si comportano male, saranno più lontani da Dio rispetto ai pagani. Poi l'aquila dice a Dante che tra gli spiriti giusti ci sono anche persone che in vita erano state pagane, come Traiano, e Dante si stupisce di questo, e l'aquila dice a Dante che Dio dette la possibilità all'imperatore, per grazia ricevuta, di convertirsi e di credere in Dio, per intercessione di Papa Gregorio Magno, che pregò Dio affinché un'anima giusta come quella dell'imperatore Traiano ottenesse la salvezza. Così Dio fece tornare in vita Traiano per dargli il tempo di essere battezzato e poter morire cristiano. Dante e Beatrice giungono nel cielo di Saturno, quello degli spiriti contemplativi. Dante vede una scala dorata e si avvicina un'anima che poco dopo Dante riconosce. È il teologo religioso Pier Damiani, con il quale Dante discute animatamente sulla corruzione della Chiesa ai tempi di Dante e le altre anime si avvicinano a Pier Damiani e in segno di approvazione per le sue parole emettono un grido fortissimo che spaventa Dante. Dante e Beatrice giungono nel cielo ottavo, quello delle stelle fisse e degli spiriti trionfanti. In alto a loro Cristo trionfante che si è spostato in alto per non abbagliare Dante con la sua luce. I raggi cadono su Maria e sugli apostoli, l'arcangelo Gabriele incorona Maria con una corona luminosa e la Vergine è avvolta dai canti di lode delle anime beate. Maria incoronata si eleva verso l'Empireo, seguita da altre anime illuminate dal raggio di luce di Cristo e tra questi c'è anche San Pietro, che hai visto qui col bastone, e le anime cantano il Regina Cieli. San Pietro poi interroga Dante sulla fede, il quale dice a San Pietro che la fede è un pilastro sul quale l'essere umano poggia le sue speranze in una vita futura e aiuta a spiegare ciò che non si vede. Poi San Pietro chiede a Dante quale sia la fonte della sua fede. Dante risponde le sacre scritture. Poi San Pietro chiede a Dante in cosa consista la sua fede. Dante dice che consiste nel credere in un solo Dio eterno, motore dell'universo. Dante poi dice a San Pietro che crede anche nella Trinità. San Pietro felice lo benedice, girandogli intorno tre volte. Poi si avvicina a San Giacomo, il quale farà alcune domande a Dante sul tema della speranza.
Sempre nel cielo delle stelle fisse giunge San Giovanni, la cui luce acceca Dante per un po'. San Giovanni pone a Dante delle domande sulla carità e quando riacquista la vista trova davanti a lui il primo uomo della terra, Adamo. Adamo risponde ad alcune domande di Dante. Tra le varie cose dette da Adamo vi è anche il racconto nel quale egli dice a Dante che fu cacciato dal paradiso terrestre per un peccato di superbia. Poi San Pietro alza una violenta invettiva contro la corruzione papale. La luce delle anime diventa rossa e il cielo si oscura. San Pietro ricorda a Dante di dire agli uomini ciò che ha visto e sentito nel suo viaggio, al suo ritorno sulla terra. Poi i beati scompaiono agli occhi di Dante. Poi Dante e Beatrice giungono nel nono cielo, quello del trionfo degli angeli, o cielo primo mobile. Qui Beatrice fa un'invettiva al genere umano corrotto, ma Dio presto interverrà per riportare ordine e giustizia. Poi vede un punto luminoso circondato da nove cerchi di fuoco concentrici che rappresentano le gerarchie degli ordini angelici. Beatrice e Dante giungono nei pressi di un fiume di luce dal quale escono scintille tra le due rive fiorite. Beatrice dice al poeta di bere dal fiume di luce e poi ricorda a Dante che ora si trovano nell'Empireo, il punto più alto del paradiso, e lungo le rive, attorno al fiume di luce, ci sono i beati disposti come in un anfiteatro nella Candida Rosa. Dante ammira la Candida Rosa, noterà un posto vuoto che sarà destinato all'imperatore Arrigo VII e lancerà delle invettive contro Papa Bonifacio VIII e Papa Clemente III. Compare San Bernardo e Beatrice torna nel suo posto nel seggio della Rosa dei Beati. San Bernardo dice a Dante di rivolgere il suo sguardo al gradino più alto della Rosa, dove c'è la Vergine Maria e un chiarore forte intorno al quale gli angeli festeggiano e cantano. E Dante e San Bernardo contemplano la bellezza della Vergine Maria, sopra la Vergine, i nove cerchi di fuoco dove risiedono le gerarchie angeliche. Dopo le preghiere di San Bernardo, Dante vede la luce divina e nel punto più profondo della luce vede tre cerchi di diversi colori che rappresentano la Trinità. L'anima arriva al massimo della percezione possibile, lì dove il suo intelletto viene meno, e l'anima si placa nella perfetta beatitudine che si congiunge con l'armonia universale di Dio, l'amor che muove il sole e l'altre stelle.